Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi voglio parlare con voi, per cui mettetevi comodi e cominciamo! Sigla! Febbraio 2018, sono 4 anni che faccio Diario di Viaggio on the road, e non solo il mio format è giunto al traguardo dei 4 anni, ma nel frattempo il mio canale YouTube ha raggiunto un altro traguardo per me veramente molto importante, e ho intenzione di festeggiare i 4 anni di Diario di Viaggio on the road e l'altro traguardo che ho raggiunto assieme a tutti voi. Cosa che avverrà domenica 18 febbraio alle 8 con un video speciale, un video talmente speciale che ho chiesto una mano di aiuto ad alcuni amici per realizzarlo. È una sorpresa e spero che vi piacerà, e quella la vedrete appunto domenica 18 febbraio alle 8. Ma non solo! Perché oggi sono qui per fare un esperimento assieme a voi. Ad agosto 2017, con la serie Attivi nell'emergenza, ho cercato di parlare del numero unico di emergenza 112 e di come funziona l'emergenza, di come essere dei cittadini attivi nell'emergenza. Ho visto che, in generale, i video in cui parlo di protezione civile hanno un ottimo riscontro sul mio canale, e comunque parlare delle attività di protezione civile mi fa piacere, e ho pensato che per il prossimo video, non quello di domenica 18, che appunto è questo compleanno e festeggiamento dei traguardi, bensì per domenica 25 febbraio, ho pensato di realizzare una FAQ, ma una FAQ molto molto particolare, per cui aspettate prima di farmi le domande. Quello che ho intenzione di fare appunto è un esperimento assieme a voi. Io vorrei rispondere alle vostre domande inerenti le piccole e grandi emergenze, inerenti eventuali dubbi legati alle piccole e grandi emergenze, inerenti come avere un comportamento attivo in una situazione di emergenza, come aiutare o come non essere di intralcio alle forze di aiuto, alle forze di emergenza, quando è necessario lasciare spazio alle forze di emergenza. Ora vi dico subito, prima ancora di cominciare, la prima domanda a cui risponderò, perché mi è stata fatta varie volte, quindi questa potete risparmiarvi di farla, la prima domanda a cui risponderò giorno 25 è: come si fa una chiamata al numero unico di emergenza 112? L'abbiamo visto ad agosto in Attivi nell'emergenza, ma voglio spiegarlo con calma, cosa fare prima di chiamare, cosa si fa quando si chiama il numero di emergenza, che informazioni si devono dare, in che modo bisogna mettersi a disposizione degli enti preposti al soccorso, eccetera. Dopodiché sceglierò almeno 3 domande. Se trovo qualche domanda che mi permetta una risposta veloce, magari le farò diventare 4 o 5, se sono in grado di rispondere velocemente a quella domanda, però ho intenzione di rispondere a 3 domande inerenti dubbi sulle emergenze, sulle situazioni di pericolo, su come comportarsi in determinate situazioni di pericolo o di emergenza. Quindi se avete dei dubbi su che cosa fare quando c'è una situazione di pericolo o una situazione di emergenza, chiedetemelo! Oppure, non lo so, se una volta avete assistito a una situazione di emergenza, non so, a un intervento dei Vigili del Fuoco, avete visto che i Vigili del Fuoco facevano una determinata cosa e vi siete chiesti «Ma perché hanno fatto questa cosa?» Potete raccontarmelo nei commenti! Sai, è successo questo incendio, ho visto i Vigili del Fuoco che facevano così e cosà, puoi spiegarmi perché? E cercherò di chiarire questi dubbi. Naturalmente ci sono domande alle quali non potrò rispondere, da una parte perché potrebbe essere molto lunga la risposta, dall'altra perché sicuramente ci sono domande alle quali non posso rispondere. Non mi chiedete come si fa un massaggio cardiaco. Le attività di rianimazione cardiopolmonare sono attività che richiedono una formazione, che richiedono una preparazione specifica, non sono attività che vi posso spiegare in un video YouTube, quindi quel tipo di domande risparmiatevele. Io posso rispondere a emergenze più piccole, emergenze che possono riguardare, non so, situazioni su incidenti stradali, che comportamenti avere in occasione di un incidente stradale, che cosa fare quando una persona resta magari bloccata in ascensore, queste piccole situazioni. Oppure, come dicevo, abbiamo visto durante un'emergenza gli operatori del soccorso facevano questo e quello, ma non abbiamo capito come mai, puoi spiegarcelo? Questo tipo di dubbi. Quindi se avete questi dubbi, se vorreste sapere cosa fare quando ci sono determinate situazioni di emergenza,
chiedetemelo nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Avete tempo fino a venerdì 23 febbraio, sabato 24 mattina girerò il video e domenica 25 febbraio uscirà questo video. Di nuovo, la prima domanda a cui risponderò è come si fa una chiamata al numero unico di emergenza 112. Successivamente sceglierò almeno tre domande alle quali posso dare una risposta esaustiva, e eventualmente se ci sono domande che prevedono una risposta molto veloce, che non sia proprio «vabbè, chiamate l'emergenza, lasciate stare», se riesco cercherò di scegliere qualche domanda in più. Però nel frattempo vi chiedo di nuovo, se avete dei dubbi, se volete sapere che comportamento tenere, come non essere d'intralcio ai mezzi di emergenza, agli operatori di emergenza in una determinata situazione, chiedetemelo nei commenti, chiedetemelo su Twitter, e io cercherò di rispondere alle vostre domande nel video di domenica 25 febbraio. Cerchiamo di fare questo piccolo esperimento, mi piacerebbe appunto coinvolgervi tutti quanti nel cercare di conoscere come si gestiscono queste situazioni di emergenza. Se avete dubbi sui mezzi di trasporto, sulle situazioni di emergenza sui mezzi di trasporto, se avete dubbi su quello che si fa durante la guida dell'auto, se avete dubbi, non so, i pericoli che si possono correre in casa, chiedetemelo! Cercherò di rispondervi domenica 25 febbraio. Proviamo a costruire questa FAQ dedicata alle situazioni di piccola e grande emergenza. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di costruttivo, qualcosa che possa essere non solo utile a togliervi delle curiosità, ma soprattutto utile a farvi diventare dei cittadini attivi nelle situazioni di emergenza. Bene ragazzi, io sono Grizzly, spero di essere riuscito a stuzzicare la vostra attenzione. Se ci sono riuscito vi invito a fare pollice in alto e condividere questo vlog. Condividete questo vlog con qualche amico che potrebbe avere anche lui dei dubbi su situazioni in emergenza, eventualmente così può farmi la domanda anche lui. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E questa è una cosa che potete fare anche se non c'è un'emergenza, quindi tranquilli. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, e per oggi questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!